Salve, buongiorno a tutti e vi ringrazio per averci ascoltato perché siamo disperati, siamo alla rovina per questa situazione che va avanti dall'estate scorsa, da agosto precisamente, giusto un anno. Dobbiamo ringraziare l'ASL di Foggia in quanto ha bloccato questa situazione con il nostro ente, la nostra associazione. Pubblicando una delibera di revoca il 5 settembre che revocava le postazioni alla nostra associazione e ci hanno garantito la tutela del personale con il nuovo subentrante, per questo ringraziamo il direttore generale Piazzolla, però al momento non sappiamo ancora le nostre mensilità arretrate che fine hanno fatto. L'ultima notizia che sappiamo è che praticamente il 27 di giugno è stato effettuato un pignoramento da parte di Equitalia e allora siamo tutti meravigliati, scioccati di questa situazione perché praticamente, in poche parole, i nostri stipendi li ha Equitalia e non sembra che si possa trovare una soluzione, un'alternativa a questo perché quello che ci è stato riferito è che praticamente Equitalia ha fatto un pignoramento prima di noi. Quindi di conseguenza, cioè io oltre ad avere il pensiero di andare a lavorare e vedere come fare a sopravvivere Del futuro. per questo periodo che non abbiamo visto un euro, che le nostre famiglie sono a secco, dovevo avere il pensiero di fare il pignoramento prima di Equitalia. Non so se è normale una cosa del genere, non so di che cosa parliamo, cioè, questa roba è venuta fuori. Sì, è vero che i pagamenti non sono mai stati regolari, ma questo discorso di Equitalia che ha pignorato questo importo, che non so nemmeno la cifra di quanto sia, ma comunque è elevatissima, in quanto ha preso tutti i nostri stipendi, non lo so, non sappiamo come vivere, non sappiamo, cioè, qua c'è gente disperata che ha ricevuto gli sfratti di casa, c'è gente che le finanziarie fanno di continuo a chiamarli. Colleghi che hanno dovuto vendere l'auto per raggiungere il posto di lavoro e si fanno accompagnare dai genitori a 40 anni, Disabili, tutti i disabili. padri di famiglia che purtroppo hanno figli disabili e non sanno come portare avanti tutte le varie spese che comportano queste problematiche. Non Vuoi so aggiungere a qualcos'altro? chi, non sappiamo a chi rivolgerci più, cioè No, siamo disperati, non c'è via di. Via, non c'è una alternativa, soluzione. non si riesce a trovare una soluzione per le nostre mensilità arretrate. Va Questa è la bene. cosa che non ci sta bene e che non accettiamo. Non è bello. Il direttore Piazzolla oggi vi ha ricevuto, vi ha dato sì una certezza che Sì, praticamente da direttore ottobre Piazzolla, passerete con un'altra un'altra associazione, è associazione. stato. Però diciamo, il discorso è questo, capire anche perché poi questi Equitalia che cosa ha pignorato, a chi e perché. Equitalia, innanzitutto riprendo i ringraziamenti del direttore generale in quanto ha preso provvedimento bloccando questa situazione, revocando le postazioni e garantendoci stamattina che ci ha accolto, lo ringraziamo anche per averci accolto tra i mille impegni che ha, non è semplice insomma trovare anche 5 minuti. E sta aspettando l'ok dalla regione per Mi rivolgo al l'internalizzazione. direttore. Ci ha garantito anche questa cosa che più in là saranno ripresi, Sta lavorando per noi. sta lavorando per noi e niente, praticamente Equitalia ha pignorato, Per conto terzi. ha fatto un pignoramento Per conto per terzi. conto terzi presso l'ASL di Foggia, in quanto la nostra associazione non sappiamo per quale motivo è in difficoltà, è andata in difficoltà Ha un contenzioso per con il Equitalia. fisco, non lo so. Qual è l'associazione? La vogliamo La elencare? Misericordia di Lucina. Ok, invece voi avete la postazione dei 118 dove attualmente? Volturara, Appula e Motta Motta Montecorvino. Montecorvino. Invece voi comunque continuerete a lavorare Continueremo a dare il e comunque servizio. dovete dare un servizio Certo. pubblico fino a quando comunque non ci sarà Non una ci sarà una soluzione. soluzione e stiamo aspettando già da parecchio Che tempo arrivi questa che arrivi soluzione. questa soluzione. Speriamo bene.